Al Palazzo della Provincia di Ravenna, il Comitato Volontario di Savarno contro il progetto di realizzazione dell'impianto di gestione anaerobica da realizzarsi a Savarna in via Chiavica Fenaria ha consegnato all'assessore idoneo Mara Roncuzzi la petizione firmata dai cittadini dell'ex circoscrizione. Noi siamo del Comitato contro il biodigestore di Savarna, siamo qui abbiamo consegnato la petizione contro il progetto al biodigestore, l'abbiamo consegnato all'assessore Mara Roncuzzi dell'ambiente della provincia, speriamo che venga preso in considerazione, le firme erano molte, quasi il 90% degli aventi diritto al voto ha firmato contro il progetto, noi siamo andati avanti anche per via legale, avevamo diffidato sia la provincia sia il comune, avevamo fatto anche un esposto al comune per problematiche dovute ai lavori dell'impianto. Ci dispiace molto muoverci insomma, per vie legali perché riteniamo insomma, che la cittadinanza dovrebbe essere ascoltata in maniera diversa, però purtroppo non c'è stato modo per essere ascoltati o per essere considerati e quindi purtroppo ci siamo mossi per vie legali. Per quanto riguarda il progetto, quale danno reca alla città di Savarna? Ah beh, innanzitutto è un progetto che a tutti i livelli è inquinante, a tutti gli effetti è un ecomostro, produce inquinamento atmosferico perché brucia il gas e quindi produce anidride carbonica, produce polveri sottili molto dannose alla salute. Il liquame verrà cosparso nel terreno e quindi c'è il rischio anche di un inquinamento idrico, il digestato solido, alte percentuali di acido e quindi anche quello andrà a influire contro il territorio. In più la grossa movimentazione che ci sarà attorno all'impianto per portare sia il mais che le sostanze organiche provocherà grandissime quantità di inquinamento. Le istituzioni come hanno risposto? Ma le istituzioni è difficile rispondere, noi cerchiamo di proporci sempre in maniera motivata, in maniera giusta, diciamo che al momento veniamo ascoltati, però alla fine risulta poi alla fine tutto un buco nell'acqua perché alla fine il progetto sta andando avanti, oltretutto sfortunatamente a noi dispiace dirlo, però girano le voci che verrà fatto, che è in progetto anche un altro biodigestore nella zona, quindi sembra un po' che il nostro operato non abbia contato nulla, tutta la fatica che ci abbiamo messo per le assemblee, per le diffide, per gli esposti, per le riunioni. Dispiace molto perché alla fine la cittadinanza non viene ascoltata. Michael Tosti per Ravenna Web TV.